Ciao a tutti, oggi vi proponiamo una nuova ricetta, Raw Carrot Cake. Infatti questa è una torta di carote ma senza necessità di cottura, infatti sarà sufficiente riporla in freezer per 30 minuti. Adesso Lisa ci illustrerà come prepararla. Allora, per questa ricetta abbiamo bisogno di 110 g di carote che noi per comodità abbiamo già tritato, 40 g di farina di cocco, 40 g di cocco rapé, 110 g di datteri, che abbiamo tritato anche questi, e 20 g di granella di noci. Come prima cosa iniziamo mixando tutti gli ingredienti. Allora, partendo dalle carote, queste sono appunto una verdura, quindi una fonte di fibre. Infatti un consumo di verdura quotidiano garantisce appunto il benessere del nostro intestino. Inoltre sono una fonte di beta-carotene. Il beta-carotene è il precursore della vitamina A, quindi grazie a questo riusciamo ad avere più vitamina A, che sarà sicuramente utile per la nostra vista, per la nostra pelle. Inoltre il beta-carotene è un potente antiossidante come la vitamina C, quindi diciamo che la carota è un alimento assolutamente valido, quindi da consumare. Successivamente abbiamo appunto aggiunto i datteri sono una fonte di zuccheri come la frutta, quindi è possibile sostituirla alla frutta. Sicuramente, dato che essendo una fonte di zuccheri è giusto che comunque consumarla con moderazione, però abbinata ad altri ingredienti come una fonte di grassi buoni, in questo caso le noci e il cocco, sicuramente ci aiuta a far sì che non ci sia troppo zucchero nel nostro sangue a seguito del consumo. Infatti poi abbiamo aggiunto noci e cocco. Le noci sono una fonte di grassi insaturi, infatti sono considerati grassi buoni, non dannosi per il nostro organismo. E poi la fonte di grassi saturi a catena corta, in questo caso il cocco. Grazie a questa sua caratteristica, il cocco è diverso rispetto agli altri grassi saturi, infatti viene assorbito più velocemente e di conseguenza viene utilizzato come fonte di energia veloce nel nostro corpo. E appunto è stato dimostrato che ha appunto benefici nell'abbassare il colesterolo cattivo LDL e innalzare quello buono che è l'HDL. Una volta mischiati tutti gli ingredienti, bisogna riporlo in modo attento al 12x12 in freezer per mezz'ora. Perfetto. È trascorsa mezz'ora, questo è il risultato. L'abbiamo decorato con un po' di cocco rapé e adesso aggiungiamo la granella di noci. Benissimo, mi raccomando, fateci sapere se lo provate. Questa, ripeto, rappresenta una buonissima fonte di grassi, quindi di omega 3 e soprattutto di fibre per la carota che è contenuta. Allora, vi aspettiamo per la prossima ricetta. Alla prossima!